che ci troviamo al Museo di Arte Contemporanea del Macro di Roma, nella zona del Testaccio, per questa meravigliosa esposizione che è stata allestita in onore di Renzo Arbore. Grazie tanto. Ed è un'occasione importante anche per addetti ai lavori per raccontare le tue vicende. Per esempio, sono venuto a salutare un collega giornalista. Salve, piacere. Lei è un giornalista? Sì, sì, Leonardo, mi chiamo. Leonardo. Sì, sì. Leonardo. Noi ci siamo conosciuti prima e Leonardo sta realizzando... C'ha una faccia molto conosciuta. Sì, lo so, me lo dicono tutti. Beh, una faccia somiglia a Banderas, me l'hanno detto, me lo dicono tutti, sì. Giornalista affermato. Però che... è più bello di quello lì. Secondo me. Sì, no, nel senso che lui è più affascinante, però come bellezza proprio a livello somatico sono più bello io. A me piace. Sì, sì, è carino. Volevo dire... Ritorno all'argomento che il nostro amico giornalista sta curando un collegamento con il Giappone, perché non ho capito bene. No, la cosa facendo. È questa, noi abbiamo qua Akira Sakamoto che è il più grande regista. Ma è parente di Ryuichi Sakamoto? No, credo cugino. No, Sakamoto. Sono cugini ma non parenti con Sakamoto. Praticamente è il più grande autore di documentari, regista di documentari giapponese, sì. Che è qui perché vuole realizzare, questo ti dovrebbe fare onore Renzo, vuole realizzare un documentario su questa mostra, pensa che meraviglia, che meraviglia. In giapponese. Crudo. Ai giapponesi crudo. No, ma quello vale solo per il cibo. Ah, non vale per l'intervento. Per i documentari no, i documentari no. Ecco, praticamente adesso io vorrei anche fargli dire due cose. Trattandosi di un'intervista cruda, è abbattuto lui? Perché io non mangio quel sushi. Non sembra abbattuto, mi sembra su di morale invece, vedo proprio bello contento. Vabbè. Perché sta vedendo delle cose e gli stanno piacendo tantissimo. Vabbè. Io posso fargli una domanda? Come no? Siamo curiosi. Poi sono emozionato perché sono un suo fan, lo amo da tanti anni. Infatti so delle cose di lui che... Akira, io so che tu parli abbastanza bene l'italiano perché ami molto l'Italia, è vero? Bene. Diciamo che ho dovuto memorizzare un notevole numero di lemmi nel vostro italico idioma, onde far fronte alla mia reiterata presenza nello stivale, vero? Lo parla benissimo, è una cosa incredibile. Complimenti per il suo italiano, è perfetto. Ecco, quali sono le prime impressioni sulla mostra dedicata a Enzo Arbore, su Renzo Arbore, questa mostra così originale, così particolare? Mutare l'abri nobile di capposta di camicia ha fatto un intento di rubatiati come ha scusato scusa in italiano se è possibile perché sennò non capiamo niente infatti in italiano grazie a mutare l'abri ma tu non lo parli in italiano. Beh, diciamo che ho dovuto memorizzare un notevole numero di lemmi del vostro italico idioma onde far fronte alla mia reiterata presenza nell'amato stivale, vero? C'è solo questa frase, sai dire? La dice benissimo. Bravo. Domanda se mi conoscono in Giappone. Sì, ecco, Renzo Arbore voleva sapere se lo conoscono in Giappone, però un po', ecco, se non parli bene italiano un po' lentamente perché sennò non capiamo niente. Dunque se non dici Renzo-san non ti capisco. Renzo-san. Arbore ha fatto a lati di Giappone. Tipo uomo o donna? Scusa, è un disastro. Un traduttore non ce l'abbiamo, vero? Non abbiamo un traduttore. Potevamo organizzarci. Però. Io a questo punto, ma siamo ripresi? Siamo ripresi? Sì, io a questo punto, veramente per uscire dall'impasto, da questo disagio, farei un saluto a tutti a casa. Ciao a tutti, vuoi fare un saluto anche te? Beh, diciamo che ho dovuto memorizzare un notevole numero di lemmi nel vostro italico idioma. Onde far fronte alla mia reiterata presenza nell'amato stivale. Salutare il pubblico a casa. Ha salutato. Può salutare il giapponese. Puoi salutare in giapponese quelli dello swing. Sayonara, almeno. Sì, anche in giapponese, Perché va troppo di avoli. Facciamo una cosa, in italiano, però ripeti quello che dico io. Un saluto a quelli dello swing. Beh, diciamo che ho dovuto. Niente, più di così non ce la fa. Grazie, grazie a tutti. Grazie tanto.
Lil Greg. Sono Lil Greg. Sì, siamo noi. Conosciuto, siete siamo voi. Noi, ma no, no. Lil Greg. Non si può nascondere niente a Greg. E GG. Sono forti, 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 forti. Io sono un grande ammiratore di Lil Greg, sono gli eredi di Alto Gradimento. Ma dice questa cosa è rossicco, perché l'Alto Gradimento, ragazzi, è Alto Gradimento. Stiamo parlando. Perché sei un fan di Greg Lillo? Beh, guarda, Greg è fantastico, è un vero artista, proprio si vede dall'animo, è un grande artista e mi piace moltissimo. E Lillo? Anche Lillo. Senti, ma loro fanno anche radio, però sono anche dei bravissimi attori, adesso c'è un bel film. Greg è un attore straordinario, ho visto il film L'attacco del boss, lui è un attore veramente straordinario, recita con una naturalezza che è veramente sorprendente per me. E Lillo? Anche Lillo. Anche Lillo, vabbè. No, vabbè. Anche come per io li conosco ormai da tanti anni, devo dire che umanamente sono molto forti, tutte e due. Greg e Lillo umanamente guarda, sono delle bravissime. Umanamente Greg è generosissimo. Sì. L'ho visto sempre quando incontra un povero, mette sempre mano alla cosa, veramente generoso. Complimenti vivissimi. E Lillo? Anche Lillo. Ma scusa se. Se tu sei amico di Greg e Lillo, perché parli sempre di Greg? Perché Greg è amico mio. E Lillo? Anche Lillo. Grazie Renzo. Grandi artisti dello swing. E adesso andiamo a cantare. Andiamo a cantare, ci muoviamo. Vieni a ballare con noi. Andiamo, ragazzi. Grazie. Andiamo.